Adesso Vale, cambiamo totalmente argomento perché c'è l'approfondimento curato dal nostro amico Nico Centurame che è tornato a San Gabriele. Ciao a tutti e benvenuti a questo santuario, questo nostro appuntamento pomeridiano di pomeriggio. Siamo contenti e felici di accogliervi ancora in questo luogo per noi tanto caro, davanti all'antico santuario che raccoglie le spoglie e il corpo di San Gabriele. Questo che noi vediamo davanti ai nostri occhi è la facciata di questa basilica minore, così il Papa ha dato questo insignito, questo titolo di basilica minore, quindi ha un significato importante, in cui ogni volta che noi veniamo in questo santuario, veniamo qui a pregare in questo giovane santo Gabriele Addolorata, possiamo acquistare l'indulgenza plenaria per tutti i nostri defunti. E quindi vi invito a venire in questo santuario una volta l'anno almeno per poter pregare sul corpo di San Gabriele e chiedere a lui sostegno e forza per affrontare al meglio le vicissitudini, le prove, le difficoltà della vita. Solo grazie alla sua luce che può emanare e scendere nel cuore ciascuno di noi possiamo in lui trovare il modello, l'esempio per la nostra vita. E quindi di questo vogliamo rendere grazie al Signore, di questo dono che ci ha fatto nella figura di questo giovane Gabriele che lo ha messo davanti alla nostra vita come modello, come esempio. Guardate un po' questa facciata che è stata realizzata dopo la canonizzazione avvenuta il 31 maggio del 1922. È stata realizzata questa facciata neoclassica dove vediamo in alto l'immagine dell'Immacolata, Maria Immacolata. Questo per due motivi in modo particolare. Il primo motivo perché la Madonna aveva una particolare elemento importante nella vita, nella spiritualità di Gabriele. Lui è profondamente mariano, che sente nel suo cuore una devozione a Maria e la porta sempre nella sua vita, perché sin da piccolo la famiglia l'ha educato a pregare, a affidarsi a Maria, a chiedere a lei il sostegno per affrontare le difficoltà, le prove della vita. E quindi ogni cosa che lui ha vissuto nella sua vita l'ha messa davanti sempre al suo orizzonte, tanto che l'ha portato anche a scegliere il nome di Gabriele dell'Addolorata. Gabriele è l'angelo che ha portato l'annuncio a Maria e Addolorata è Maria ai piedi della croce. Quindi tutta la sua vita voleva orientarla in questa esperienza di continua ricerca, di continuamente di essere testimone, annunciatore della buona novella, come l'ha fatto Maria portando nel grembo il figlio di Dio, ed essere come Maria, stare lì ai piedi della croce. E poi scendendo in basso, nel timpano, in alto della facciata, vediamo il momento della gloria, quindi San Gabriele che viene accolto dagli angeli in paradiso, quindi è un timpano particolare che ci ricorda proprio l'esperienza della gloria, no? Che è destinata ai figli del Signore quando il Signore li accoglie in paradiso insieme agli angeli. E poi abbiamo a destra e a sinistra abbiamo due mosaici. Quello di destra, quello alla vostra sinistra, c'è la vocazione di San Gabriele avvenuta il 22 agosto del 1856, quando sente nel suo cuore la voce di Maria che lo chiama e gli dice: Checchino, cosa fai nel mondo? Il convento ti aspetta. Questo fu un incontro di innamoramento in cui davvero la Vergine Maria ha toccato il cuore di questo giovane, che gli ha dato la forza per superare tutte le prove e le difficoltà, per riuscire a superare le insidie, per riuscire a entrare in convento. E poi invece alla vostra destra abbiamo l'immagine del momento della morte di San Gabriele, avvenuta all'interno di questo convento, nella cameretta, dove troviamo l'immagine di Gabriele sul letto, che aveva in mano un'immagine del crocifisso con l'Addolorata, e il padre Norberto che gli dà l'assoluzione proprio prima di morire, e si vede l'immagine della Madonna, perché i presenti hanno raccontato che
il momento della morte è stato come un'apoteosi, una manifestazione straordinaria, un'epicrasi della presenza di Dio e di Maria, perché dal suo volto, che era segnato dal dolore e dalla sofferenza, proprio quel giorno, il 27 febbraio del 1862, ecco che inizia a esprimere una gioia, una serenità, una luce particolare, profonda, che veniva soltanto da aver visto la presenza di Maria, che gli dava conforto e serenità. Ai lati di queste immagini, di questi mosaici, invece troviamo due statue. La statua di sinistra, che è la statua di San Paolo della Croce, che è il fondatore dei passionisti. Quindi i passionisti nascono grazie all'ispirazione di quest'uomo che sente profondamente nel suo cuore il desiderio di radunare compagni per annunciare l'amore del Signore, che si manifesta in un modo così forte e totale nella passione. E lo stemma, il cuore del carisma passionista, lo troviamo proprio in quello stemma che loro portano nell'abito: il cuore sormontato da una croce con su scritto la passione di Gesù Cristo. Questo è il nostro cuore essenziale, il tema centrale del nostro essere nella Chiesa e nel mondo oggi. Più che mai oggi serve questo annuncio, l'annuncio che Gesù ci ama, che ci vuole bene e ci ama profondamente. E poi sulla vostra destra troviamo invece la figura di un religioso passionista che è vescovo, che è stato vescovo, vescovo di Macerata Tolentino, San Vincenzo Maria Strambi, è una figura eminente che aveva una profonda devozione verso San Paolo della Croce, e San Vincenzo era anche lui molto devoto della Vergine Maria. San Vincenzo, quando scrisse la biografia, la vita di San Paolo della Croce, per il grande rispetto, venerazione che aveva per San Paolo della Croce, addirittura l'ha scritta tutta in ginocchio, proprio per usare quella attenzione, quella carità per presentare una figura così imminente che era la figura di San Paolo della Croce. E quindi cosa ci trasmette questo luogo a tutti noi che viviamo, stiamo anche lontani e che seguiamo con un cuore, con una partecipazione attiva a questa nostra celebrazione della Messa, che seguiamo la domenica o che ci incontriamo di pomeriggio? Vuole dirci che davvero noi siamo chiamati ad essere luce, ad essere speranza. Ci stiamo avvicinando ormai alla festa dell'Immacolata Concezione, e quindi sarà una festa per tutti noi, un'occasione per poter vivere questa esperienza dell'incontro con Maria, e guardando lei come modello della nostra vita, come San Gabriele ha messo al centro, al cuore della sua vita, la devozione verso Maria. Così spero che in ciascuno di noi possiamo mettere questa immagine di Maria nel nostro cuore, che sia un motore per poter superare le difficoltà e le prove della nostra vita, che ci sostenga sempre la Vergine Maria nel percorso del nostro cammino. Da questo santuario, dove tutto viene richiamata la figura di questo giovane santo come un modello per la nostra vita, voglio davvero stringermi a tutti voi, in modo particolare i devoti di San Gabriele che ci seguono assiduamente sia su Rete 8 nella domenica mattina, sia coloro che nel pomeriggio ci seguono e pregano per noi e con noi. Noi preghiamo per voi, vi siamo vicini, questo voglio assicurarvi, che vi ricordiamo tutti la nostra preghiera. E da questo luogo così meraviglioso, incantevole, che la natura ci regala con il Gran Sasso, e poi oggi vediamo un Gran Sasso così innevato, così bianco, dove ci viene presentato proprio le vette della santità. San Gabriele ci indica la vetta della nostra santità, che tutti siamo chiamati ad essere santi, tutti siamo chiamati a realizzarci, come si è realizzato lui nella sua vita, nonostante che è morto così a 24 anni, in tenera età. Anche noi possiamo trovare la felicità e la gioia profonda della nostra vita. E quindi vi saluto augurandovi a tutti di riuscire a trovare la strada che ha trovato San Gabriele nell'imitare la Vergine Maria da ogni istante della sua vita. Anche noi che ci avviciniamo alla festa dell'Immacolata vogliamo mettere al centro della nostra vita la Vergine Maria. Vi saluto e vi benedico per intercessione di San Gabriele. Ciao a tutti, alla prossima volta. Sul Gran Sasso c'è San Gabriele, viva il patrono della gioventù.
Nostra gran sasso c'è sangue.